Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso. Allora, stiamo parlando del lavoro, delle questioni che sono le priorità per il nostro paese, cioè le politiche attive del lavoro. Ne discutiamo in questa seconda parte con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Benvenuto, professore. Allora, le chiedo subito, la prima cosa da sottolineare è quello di incentivare, dicevamo nella prima parte della trasmissione, opportunità di lavoro. Ma perché tutto viene frenato? È dovuto più a una questione legata al costo del lavoratore, quindi un abbattimento da un punto di vista anche fiscale o altro? Qual è il suo giudizio, il suo pensiero? Indubbiamente il costo del lavoro recita un ruolo fondamentale, perché ormai sentiamo parlare da anni dell'eccessiva elevatezza per le imprese del costo del lavoro. Nonostante interventi che si sono realizzati in alcune circostanze e in relazione ad alcune situazioni particolari nelle varie leggi di bilancio, non c'è stata una presa di posizione che ha portato poi a un'effettiva drastica diminuzione del costo del lavoro, perché ovviamente poi il costo del lavoro per le imprese è legato a tutto un discorso anche di contribuzione nei confronti dello Stato necessario per assicurare il meccanismo delle assicurazioni sociali per i lavoratori. Quindi indubbiamente una riduzione del costo del lavoro può favorire, ma inevitabilmente anche il Covid negli ultimi tempi ha giocato un ruolo fondamentale, e quindi l'occupazione potrà tornare nel momento in cui anche la crescita comincerà a prendere vigore, e questo direi che già sta avvenendo. C'è proprio un'indagine di qualche giorno fa condotta a proposito della domanda di lavoro da Unioncamere e ANPAL, che dice che nel trimestre sono previste 1,3 milioni di assunzioni. Adesso partono tante attività bloccate, la ristorazione, il turismo, tutte le attività connesse al turismo. Ecco, a questo proposito, professore, le volevo chiedere, il turismo, che è sicuramente una delle componenti fondamentali del nostro prodotto interno lordo, il 13% quasi, ecco, come rilanciarlo? Perché è sicuramente una fetta importante dell'economia del nostro paese. Basterà quest'estate, o comunque bisogna iniziare a pensare anche, diciamo, al di là di questi mesi estivi, dopo il periodo di pandemia, di questo anno e mezzo di pandemia che l'ha messo in ginocchio questo settore? Come lei diceva, il turismo rappresenta con il suo indotto il 13-14% del PIL, quindi è una risorsa essenziale per il paese. Bisognerà rilanciarlo sicuramente già da quest'estate, credo, in virtù della campagna di vaccinazione e dell'attenuazione dei contagi. Il turismo ripartirà soprattutto a livello interno, anche se poi col Green Pass europeo potremo avere movimentazione di turisti a livello internazionale. Quindi già una prima ripresa ci sarà quest'estate, a mio giudizio, che farà molto bene al sistema lavoro italiano, anche se molti cominciano a sottolineare il fatto che c'è difficoltà di reperimento di alcune figure. Molti che usufruiscono del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza stentano ad accettare attività stagionali che scaturiscono appunto da questi settori. Vedremo come andrà a finire, ma certamente sul turismo bisogna investire in termini di occupazione, ma soprattutto a monte in termini di infrastrutture. Le risorse europee probabilmente ci aiuteranno molto in questo senso. Lei ha toccato un tasto fondamentale e anche dolente, quello della questione della ricerca anche di figure professionali. È un paradosso, no? Per certi versi nel nostro paese, la ricerca di figure professionali che non si trovano sul mercato. Allora, come riuscire a superare questo aspetto? Ma attraverso una maggiore connessione tra mondo della formazione e mondo produttivo? E in che modo? Bisogna rafforzare il collegamento tra mondo della scuola, dell'università e circuiti produttivi. Indubbiamente qualcosa si è fatto negli ultimi anni, ma è ancora poco. La formazione deve migliorare sia sotto un profilo di quantità, sia sotto un profilo di possibile accessibilità, perché ad esempio non soltanto per quanto riguarda alcuni settori e alcune qualifiche, ma come diceva giustamente lei, ci sono qualifiche nelle imprese italiane per le quali non si riesce a trovare un lavoratore facilmente. Mi riferisco ad esempio a tanti operai specializzati che una volta uscivano fuori dagli istituti professionali, che invece sono quasi totalmente abbandonati nelle scelte degli studenti. E mi riferisco a figure tecniche particolarmente importanti che potrebbero uscire ad esempio dagli istituti tecnici superiori. Si tratta di quei due anni post diploma che consentono di raggiungere competenze in settori specifici. Queste cose verranno rilanciate,
verranno minacciate anche perché è un tema molto a cuore dell'Europa. Avremo risorse a disposizione per la formazione, per la scuola, per la ricerca, che consentiranno di attenuare il gap e anche di procedere a una trasformazione graduale. Cioè le politiche attive del lavoro devono anche partire dal presupposto che sta cambiando lo scenario e che quindi abbiamo tante professionalità nuove. Basta pensare alla digitalizzazione e a tutti i discorsi legati all'ecologia. Avremo tantissimo bisogno di professionalità nuove che dovranno venire dal mondo della scuola, dell'università ed essere opportunamente formate. Quindi è un tema di assoluta attualità. E a questo proposito, in ultima battuta, nell'ultimo minuto, lei è un economista, ma se dovesse dare un consiglio ad un giovane che ora finisce il percorso di studi e che vuole affacciarsi al mondo dell'università, ecco, quali sono anche le strade, quelle più interessanti per trovare poi spazio nel mercato del lavoro? Ognuno deve fare i conti col proprio talento, ma non talento nell'accezione più positiva del termine, cioè non è che tutti possano essere talentuosi al punto di eccellere, perché spesso si parla di talento a proposito del mondo dello sport o di figure apicali in determinati settori. Sviluppare il proprio talento significa cercare di svolgere attività che rispondono a ciò che piace, a ciò per cui si ha inclinazione. Quindi bisogna aumentare il numero dei laureati, perché siamo al penultimo posto in Europa e su questo non c'è dubbio. Però bisogna anche che i futuri lavoratori, cioè gli studenti che escono per esempio dalle scuole secondarie di secondo grado, capiscano se è il caso di andare all'università o di cercare un'occupazione, magari avendo fatto un tipo di scuola che consente più facilmente l'accesso. Quindi andare verso una direzione che è rispondente a ciò che si è fatto e poi se si deve scegliere una facoltà universitaria, sicuramente in futuro ci sarà una grande necessità di laureati STEM, che vuol dire un acronimo, che vuol dire laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, cioè le cosiddette facoltà scientifiche per eccellenza, e sono anche facoltà che in futuro avranno notevole sviluppo soprattutto nella componente femminile, perché ad esempio nelle facoltà di ingegneria 3/4 sono uomini e 1/4 soltanto donne, e questo è un gap, anche qui discorso comune a tanti settori, che deve essere attenuato. Giovani e donne sono sotto i riflettori in questo momento perché a loro si sta dedicando la giusta attenzione in questo processo di ripresa che l'Italia e l'Europa stanno vivendo. E allora accogliamo questo invito del professor Fabio Fortuna a guardarsi dentro e sviluppare il proprio talento, che mi sembra un qualcosa davvero importante per ogni persona, ogni ragazzo che sta finendo magari in questo periodo dell'anno il proprio percorso di studi. Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.